Al riposto è tutto un po' una grande incognita in vista del Consiglio Comunale di giovedì sera. Ci sono tanti punti da affrontare e c'è grande confusione sia nella maggioranza del gruppo Caragliano che nell'opposizione dursiana. Il sindaco Enzo Caragliano è conscio che il suo gruppo ha necessità di una registrata, ma deve lavorare di fioretto in previsione di un rimpasto che a gennaio può dare nuovo slancio all'amministrazione oppure sfaldare l'intera impalcatura del progetto Caragliano. Il nodo più complesso è legato a Nino Facchi. Il capogruppo da settimane chiede chiarezza e ha espresso la sua contrarietà a qualunque forma di collaborazione con i dursiani. Il primo cittadino deve adesso avere anche un confronto politico con Saro Caltabiano, con Francesco Grasso e con i fratelli di Guardo. Anche nell'opposizione però è il tempo di fare chiarezza. Sul versante sinistro del Consiglio Comunale si è creata una situazione paradossale. Carmelo D'Urso in questa fase si sta trovando a suo agio a dialogare con Nino Virgitto e Gino Daidone, storici avversari, rispetto agli spitaleriani di Futura Riposto. Ezio Raciti e Claudia Daita, in particolare il primo, stanno vivendo una fase di rapporti freddi con il PD dell'asse Bergancini-D'Urso, sempre in attesa di uscire dal caso De Salvo.